sono qui davanti a Palazzo Chigi, il palazzo del governo, qui davanti all'ufficio del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che sta facendo tutti i provvedimenti che gli sta commissionando la Troica, con gli ultimi 12 giorni che mi sono stati comminati dall'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, sono arrivato a 42 giorni. Sono il sospeso della Camera dei Deputati ad oggi, sia del Movimento 5 Stelle sia dell'intera legislatura, lasciando indietro il precedente primato di Matteo Mattero, che saluto affettuosamente e che è rimasto a due lunghezze di distanza, perché mi sono seduto per 2,5 secondi sulla sedia del sottosegretario Baretta, quello con la delega ai giochi, sì, proprio lui, quello che adesso sta facendo un provvedimento di nuovo per difendere i concessionari delle lobby del gioco d'azzardo. Comunque, a parte gli scherzi, qui la situazione è veramente gravissima, occorre veramente la massima attenzione da parte dei cittadini italiani, forse bisogna arrivare a qualcosa di più, perché questi non si fermano davanti a nulla con le riforme costituzionali, non si fermano davanti a nulla con i loro uomini continuamente all'interno di ogni provvedimento finanziario in cui c'è da mangiare con i soldi dello Stato. Forse non bastano più i deputati a fermarli, bisognerebbe cercare di dargli un altro tipo di shock. I cittadini devono essere pronti quando arriveremo a questo momento.